La domanda principale è questa: come trasformare la figura del classico agente immobiliare in un professionista che genera un vantaggio per chi vende casa? Questa è la domanda e questo video ti darà le risposte. Io sono Andrea Onali e benvenuto all'Alleato per chi vende casa. Lucio ha un immobile affittato da 2 anni e oggi ha deciso di venderlo. Mi chiede: posso farlo tranquillamente, vero? Alt! Prima di mettere in vendita la tua casa, Lucio, devi conoscere il significato di diritto di prelazione. È il diritto di acquistare prima di un altro e il diritto di essere preferita ad un altro a parità di condizioni. L'immobile di Lucio è a destinazione residenziale, per cui è su questa tipologia che andrò a concentrarmi in questo video. Se è una casa affittata, alla prima scadenza l'inquilino per legge ha il diritto di prelazione. Per questa ragione è necessario comunicare all'inquilino le condizioni di vendita della casa e attendere che lui risponda entro 60 giorni. Trascorso questo tempo si può proporre l'immobile sul mercato libero. Bisogna ricordarsi però che se mutano le condizioni, ad esempio il prezzo scende, l'inquilino deve essere informato con la stessa procedura di cui ti ho parlato poco prima. Il rischio è la revoca dell'atto con conseguente rimborso dei danni. L'alleato per chi vende casa, alla prossima!